volta, voi fratelli entrate immediatamente in un meccanismo perverso, delirante, perché subito dopo il primo colpo, in appena 2 mesi, voi mettete a segno ben 12 rapine. Io questo le voglio chiedere, ecco, cosa è scattato nella vostra mente? Ecco, come avete potuto voi in brevissimo tempo trasformarvi da individui che vivevano nella legalità, due di voi erano addirittura tutori della legge, in autentici fuorilegge, sai? Insomma, ecco, cosa è scattato nella vostra mente? Vinta la paura. Se ne fa una, poi se ne fa un'altra, poi se ne fa un'altra, poi ci si trova a farne una dietro l'altra senza neanche accorgersene. Io volevo pagare i debiti. E i suoi fratelli? Non lo so. Vivevate insieme, Savi? Ci vedevamo. Senta, Savi, con le rapine nel giro dei primi 2 mesi vi mettete in tasca un centinaio di milioni, circa, ecco. In che misura questi soldi poi cambiano materialmente le vostre vite? Nell'immediato pago i debiti e cerco di stare un pochino meglio. Stare un pochino meglio cosa vuol dire? Stare un pochino meglio perché io tante volte non avevo... Avevo una 127 scassata. Non avevo i soldi da metterci la benzina. Quindi... Fare una vita di quel tipo, insomma, con sì. 12 rapine per solo mettere la benzina nella macchina mi sembra un po' riduttivo. Cambiai macchina dopo, comprai una macchina usata. Una macchina, col tempo, pagati i debiti, una macchinetta migliore, stare un po' meglio. Fare una vita un po' migliore, permettersi qualcosa di più. E i suoi fratelli? Che ne facevano invece di questo denaro sporco? Penso la stessa cosa. Ma loro avevano cambiato vita, macchina, casa? Cambiarono macchina e stavano un po' meglio di quello che stavano prima. Comunque non avevano cambiato vistosamente vita? No. Ma nessuno cambiò mai vistosamente vita, neanche dopo. Però, insomma, in fondo, voglio dire, tutto sommato agivano da criminali, vivevano da impiegati, ma valeva tanto la pena allora? Ma noi non sapevamo fare rapine. Lei, non ho capito? Non sapevamo fare rapine. Non sapevamo? Non sapevamo, non eravamo capaci di fare rapine. E come non eravate capaci? 12 caselli in un mese, non eravate capaci? In 2 mesi? Stavamo imparando. Eravate capaci, insomma. Stavamo imparando. Avete imparato presto e bene, perché a un certo punto, ecco, ritornando ai colpi che mettete a segno... Ma quelle sono rapine che non sono progettate, più che altro sono ragazzate. Alzano il tiro i fratelli Savi in un'escalation criminale che punta a obiettivi più redditizi. Dall'autunno del 1987 non più solo caselli autostradali, ma distributori di benzina, uffici postali, banche, supermercati e anche, a danno di un commerciante, un tentativo di estorsione che si conclude nel sangue. Nel conflitto a fuoco, 3 agenti di polizia restano feriti. Uno di loro, Antonio Mosca, morirà dopo lunghe sofferenze. È tra la provincia di Pesaro e l'Emilia-Romagna che i Savi, killer ancora senza volto, seminano il terrore. Imprendibili, colpiscono con precisione, con rapidità, con ferocia. Brancolano nel buio gli inquirenti che assegnano a più gruppi malavitosi la responsabilità delle azioni criminali che a ritmo serrato si susseguono. Tra il gennaio e il febbraio del 1988, in 2 tentativi di rapina alle coop di Rimini e di Casalecchio, vengono uccise le guardie giurate Giampiero Picello e Carlo Beccari. E nell'aprile dell'88 sono ancora le forze dell'ordine a pagare un pesante tributo di sangue. Nel corso di un'operazione di controllo a Castelmaggiore, vengono trucidati i carabinieri Cataldo Stasi e Umberto Enriu. Sparano oramai i Savi. E nella tragica contabilità a decine si sommano i morti e i feriti, anche fra i malcapitati presenti alle cruente rapine. Una scia di sangue segna oramai il tragitto violento della banda della Uno Bianca. Nel giro di una stagione voi cambiate obiettivi, perché alzate il tiro, perché mirate chiaramente a bersagli in cui il bottino potesse essere più sostanzioso, insomma. È così? Sì.
Ecco, da cosa nasce questa decisione? Dal desiderio di avidità anche dei soldi, quello sì. Un'avidità spinta anche forse dal bisogno di provare emozioni maggiori. Forse anche dall'impunità con la quale vi eravate mossi fino a quel momento. Infatti. Quindi, giustificare tutto sul piano delle emozioni, insomma, la vita, grazie a Dio, ne offre anche di più piacevole. Ma le emozioni le stavamo provando perché nessuno ci aveva punito. L'impunità, insomma. Però, sai, scegliendo obiettivi più ricchi e di conseguenza più vigilanti, avevate inevitabilmente, mi sono conto, anche la probabilità. C'è accettato il rischio di utilizzare quelle armi. Quindi, insomma, in partenza, ecco, vista così, in partenza era un progetto necessariamente sanguinario. Cioè, no, non era necessariamente sanguinario. Quando io ho sparato sempre perché qualcuno si è messo fra me e il mio fine. Beh, mi scusi, Sali, questa è la logica aberrante poi di chi ha eletto l'illegalità a legge e pretende di imporla con la violenza, insomma. Poi qual era il fine, Sali? Soldi. Ecco. Il fine, i soldi, valevano sempre più di una vita umana per voi? Noi non... non c'era, come è stato detto, il desiderio di uccidere, il desiderio di sparare, il desiderio di sparare, se andava a sparare al poligono, se andava a sparare al fiume, sui bersagli. Dovevamo fare quella rapina. E... farla a ogni costo, anche a prezzo della vita umana, io questo le dico. Le armi erano per togliere ostacoli che avremmo potuto trovare sulla via di fuga, perché sia da banche sia da altri posti ce ne siamo andati senza sparare, senza prendere soldi. Tante volte avete sperato, non so. Questo è il punto. Insomma, ecco, quando arrivavano quelli della Uno Bianca, chiamiamovi così, insomma, c'era il terrore, c'era già un presagio di morte, ecco. Ecco, per questo vede che di voi si parlava come di pazzi sanguinari. E lei lo sa che di voi è stato detto questo. Si diceva uccidono per il gusto di uccidere. Questo non è vero, sai? Assolutamente. Ecco, perché vede, sai, quello che di voi faceva dire uccidono per il gusto di uccidere, e il fatto è questo, appunto, che voi non è che usavate le armi a un certo punto solo contro chi, come carabinieri, forze dell'ordine, agenti di polizia, guardie giurate, cioè contro persone che potevano opporsi al vostro fine, che comunque era un fine illegale, ecco. Ma le usavate anche contro persone che avevano il solo torto di trovarsi per caso sulla vostra strada. Questo è il... Le abbiamo usate qualche volta contro persone che si sono opposte e hanno cercato di fare in modo che una rapina non fosse andata a buon fine o che in qualche modo cercava di danneggiarci. Hanno avuto la sola colpa di esserci, che poteva tradursi per i Savi in pericolosa testimonianza. Hanno pagato con la vita anche un minimo gesto di orgogliosa reazione. Si chiamano Adolfino Alessandri, Primo Zecchi, Luigi Pasqui, Paride Pedini, Claudio Bonfiglioli, Graziano Mirri, Massimiliano Valenti, Carlo Poli, Ubaldo Paci.